amici? Amici! Siamo usciti solo 3 volte insieme e mi dici già che vuoi che restiamo solo amici? Non mi hai mai dato una possibilità e per questo... friggerai come una salsiccia! Mi piaci, è che, ecco, forse sei troppo buono, ecco tutto. Forse preferirei uscire con qualcuno un po' più imprevedibile. Ma cos'è? Questo non sembra il Lincoln Tunnel, Sam. Sembra una situazione di stallo marginalmente instabile, Max. Ah, ciò significa una pedata nel di dietro bianco e paffuto di qualche scienziato pazzo? Non vedo una ragione per il contrario. Sarete inutili, poliziotti privati! Con un colpo di questa leva la mia ingrata invitata a pranzo sarà ridotta in mezza tazzina di materia atomica disorientata! Sapevo che non era un vero scienziato! Che sia il caso di confrontare e sottomettere il presunto colpevole, Sam? Vomitagli addosso, piccolino! Oh, ehi, bel colpo! Ah, eh? Non è un uomo vero, Sam! Posso tenere la sua testa come ricordo? Perché pensi che stia ticchettando? Quella non è una testa, Max, è una dannata, odiosa bomba d'orologeria! Andiamocene da questo losco postaccio, come on! Buona idea, Sam! Forse possiamo gettare la testa da qualche parte mentre scorrono i titoli. Ti dispiace se guido? Se a te non spiace, che mi aggrappi al cruscotto urlando come una ragazza pompon. Sam, come on, è una vera parola? Arrivederci, Sam e Max. Non dimenticherò mai quello che avete fatto oggi per me. L'ambientazione inconsueta. Di cosa diavolo stai parlando, Max? Sam, o ci sono delle termiti che sgranocchiano il mio cervello, oppure uno di noi sta ticchettando. Ops, oh sì. Max, dove potrei mettere questo in modo che non possa fare del male a qualcuno che conosciamo? Fuori dalla finestra, laggiù ci sono solo degli estranei. Spero che non ci fosse nessuno su quell'autobus. Almeno nessuno che conosciamo. Pronto? Sì? 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 No, davvero? Bene, lo stesso vale per te, amico.
Un altro confuso rilevatore del censimento. Veramente era il commissario con un'altra delle sue missioni idiote e misteriose. Comporta la distruzione spregiudicata? Possiamo solo sperare. Data la natura arbitraria e delicata della missione, dovremmo incontrarci con un corriere giù in strada. Oh, sembra che la cosa si stia ferocemente complicando. Nessuno ha lasciato un messaggio. Forse ci serviranno per ricattare qualche delegato parlamentare. Allora mi vuoi a pezzi, eh? Bene, beccati un pezzo di questo! Brutale! Ma molto realistico! Ed eccone un altro per il tuo vecchio! Ho il massimo rispetto per l'astuzia professionale di Flint. Per piacere, Sam, non usare la parola astuzia di nuovo. Atti gratuiti di violenza insensata sono il mio forte. Sei talmente adorabile, Max. Piccoletto, parli con me. Sono nei momenti come questi che vorrei prendermela col mondo crudele. Strano, mi sento così sempre. Voi dovete essere i poliziotti privati. Sì, ma non c'è bisogno che lo dica a tutti. A me sembra molto carino, Sam. Che ne dici se lo trasformo in racchetta da tennis? Forse più tardi, Max. Adesso dobbiamo recuperare il messaggio dal commissario. Ah sì, va bene. Scusate ragazzi, ho inghiottito gli ordini per sicurezza, ma adesso non riesco a farli uscire. Mi piacerebbe riorganizzare il suo metabolismo. Oh, mi fai venire un'idea! Secondo questi ordini sta succedendo qualcosa di bizzarro a Luna Park. Credevo fosse l'obiettivo. Forse dovremmo indagare quando non abbiamo nient'altro da fare, come quasi sempre. Maledizione, non lo trovo! Adesso cosa faremo? E adesso prendiamo l'autobus, lo cerchiamo, idiota! Lo sapevo! Toglietevi di mezzo, bestie parzialmente svestite! Chi era quello? Non lo so, ma se non fosse per l'ambiente allegro di questo Luna Park, gli romperei le rotule delle ginocchia. Sei un piccolo diavoletto, Max.